Il Caffè dei giornalisti è un luogo di incontro ideale, un ponte fra le diverse realtà, paesi e rispettivi modi di interpretare il giornalismo e di leggere il mondo. Nato nel 2012 da un'idea di Rosita Ferrato, il Caffè dei giornalisti si configura come un'associazione aperta a tutti e vuole essere un punto di partenza di iniziative che promuovano la cultura del rispetto dell'altro, la libertà di informazione e di stampa. L'associazione è nata un anno fa. Siamo nati da poco, ma abbiamo già fatto alcune iniziative interessanti. Il caffè, abbiamo scelto anche questo nome, vabbè, giornalisti perché sono giornalista, e caffè perché vuole essere un luogo di incontro, di pensiero, di cultura e anche di avvicinamento tra culture, tra popoli, tra mondi diversi. Quindi abbiamo proprio un po' scelto questo tipo di approccio. Ospitando in luoghi molto belli di Torino e facendo cultura, quindi musica, letteratura, ospitando altri giornalisti. Quindi l'idea è venuta anche dalla voglia comunque di portare cultura a Torino e non solo. Il caffè vuole portarsi altrove e portare altrove della cultura e della bellezza. Questo evento è nato con la collaborazione del Centro Culturale Dara Alikma e quindi insomma è venuto un po' da sé, dato che il suo presidente è iracheno, c'è stata questa idea di portare un pezzo di Iraq in Italia e quindi abbiamo scelto anche di dare allo spettatore occidentale e a chi viene a sentire un'altra visione di questo paese, con due grandissimi interpreti e una mostra fotografica anche che mostrasse proprio con le immagini un paese, e quindi eccoci qua. Noi abbiamo anche un bel ponte ideale e ormai collaborativo con la Maison des Journalistes di Parigi, che è un luogo che ospita proprio giornalisti rifugiati. Per cui il 12 di aprile noi porteremo la Maison des Journalistes a Torino, li ospiteremo e poi ci sarà probabilmente anche una mostra. Noi abbiamo un sito, non abbiamo una sede perché abbiamo anche scelto comunque di muoverci nelle località belle di Torino. Abbiamo un sito che è www.caffedeigiornalisti.it, quindi lì ci sono tutte le nostre iniziative, poi chi vuole insomma ci può contattare, si avvicina, perché vogliamo proprio che sia un qualcosa che dà spazio al caffè, un luogo di idee, un luogo di persone, per cui insomma, siamo tutti invitati. In collaborazione col Centro Italo-Arabo Dara Alikma, il Caffè dei Giornalisti ha inaugurato il 2013 con un incontro dedicato alla cultura irachena, ospitando il 5 febbraio nella suggestiva cornice del Teatro Vittoria di Via Gramsci, nel cuore di Torino, Khalid Mohamed Ali, uno dei più importanti compositori iracheni, e Hassan Fali Owaid Abbas, concertista di fama internazionale. Il primo passo verso la conoscenza dell'altro, in questo caso un paese che è stato trascurato per anni, che è stato investito purtroppo da guerre, terrorismi e dittature, per cui oggi l'Iraq si sta risvegliando. La poesia connessa con la musica, perché per noi la poesia si recita, la poesia si canta, e per cui la poesia fa parte integrante della musica. Direi che il Caffè dei Giornalisti è un'associazione neonata, ma ha già fatto giganti passi per iniziative di questo tipo, ma sapendo come vanno le cose, credo che ci saranno tante altre iniziative. Some pieces I composed, like Samai Besharaf, but there is some pieces also old, very old, from Iraqi folk songs and maqam, and there is some pieces from another Iraqi famous compositor. I began learning oud when I was young, in 9 years. I studied that oud maybe for 2 years, three years, practicing every day 6-7 hours. After that, I left oud and began study the violin, classic violin. I study also violin maybe for 4 years. After that, I came back to oud and go from my country in the north to the middle in Baghdad and stay in Baghdad in the institute. After that, I finished my study and begin learning music in Baghdad Institute.
I am living in Dubai before 10 years, before the war. I stay there and my work and my job there in Dubai. I am very happy because this is a good concert, and I see all the people is very happy, and we have a message. I think we send it to all people. Everything is in Iraq is good. After the war and the problem in Iraq, all people think is not culture, not music, not everything. But no, we have a message to send to all the people. There is music, there is culture, there is everything in Iraq, and everything is nice now. After 10 years, there is building, there is festivals, there is okay, everything is okay. I don't like Kanun. The first time when the first class in the Institute of Fine Art, I like violin. I like violin because Kanun, I don't see him only in the TV. But my teacher, he told me, you take Kanun. No, please, I want, I like violin. No, Kanun. My teacher, he know what I have inside. Because I finished one year. The first one of the institute, me, of Kanun. One year only. Un'occasione unica, perché per la prima volta il capoluogo piemontese ha assistito al duetto di due strumenti rarissimi in Europa. Lo oud, liuto a manico corto antesignano di molti degli attuali strumenti a corda, è il kanun, strumento a 72 corde della tradizione classica araba. Il concerto è stato introdotto dal liutista Davide Rebuffa, che in veste di musicologo ha raccontato brevemente la storia dei due strumenti. L'oud è in realtà un liuto, che è uno degli strumenti più importanti della storia occidentale, addirittura lo strumento europeo più rappresentato in tutte le fonti iconografiche. La differenza è soltanto che in Europa, alla fine del Settecento, il liuto scompare completamente dall'attività musicale colta a cui apparteneva, mentre nei paesi arabi ininterrottamente è sempre stato simbolo per eccellenza della musica. E invece il kanun è un salterio, quindi una scatola musicale molto semplice con delle corde tese, e anch'esso è stato molto usato in Occidente per secoli con tutte le forme. Questo strumento in particolare fu introdotto dagli arabi nel IX-X secolo in Sicilia e in Spagna, e da noi si chiamava canone, cannone o canale, ma era molto usato. Quindi non sono poi strumenti così lontani, semplicemente sono lontani per l'epoca in cui viviamo, e le scale arabe sono molto più complesse delle nostre. Si tratta di un'occasione veramente importante, molto rara. A Torino capita di rado di poter ascoltare musicisti di questo livello e soprattutto che ci portino il repertorio iracheno. Questi musicisti che hanno trovato asilo a Dubai e hanno proseguito la loro attività in altri paesi. Quindi è molto raro in particolare avere musicisti iracheni a Torino. Perseguendo la sua vocazione, il Caffè dei Giornalisti ha voluto portare a conoscenza la bellezza, l'arte e la cultura di un paese conosciuto soprattutto per le guerre che lo hanno attraversato. A supporto del racconto in musica, infatti, anche una piccola mostra fotografica di Elsa Mezzano, fotografa di fama internazionale che ha offerto sguardi di bellezza e di quotidianità di un paese tutto da scoprire. Ero stata invitata da Younis Taufik, che siamo amici da tanto tempo, ed è stata veramente un'idea stupenda di Younis, perché
ho scoperto un mondo particolarissimo. Intanto abbiamo scelto quelle che in particolare erano più rappresentative. Infatti ce n'è una foto che rappresenta un ragazzo che vende gli zuffoli per strada, tanto per stare in carattere con la musica. Era simpatico perché lui suonava lo zuffolo, così attirava l'attenzione e poi li vendeva ai passanti, così era molto particolare. Perché per strada succedevano tante cose, chi vendeva il tè, chi vendeva il ghiaccio, blocchi di ghiaccio con l'acqua fresca, insomma era tutta una vita particolarissima. È importante questo incontro perché mi crea un senso di positività, devo dire, da quando ci siamo incontrati per vedere le foto, insomma è una cosa veramente che mi è piaciuta, bella. In un'atmosfera delicata, sofisticata e del tutto priva dell'immediatezza che appartiene a ciò che si conosce già. Una serata dedicata a chi va alla ricerca di qualcosa di non convenzionale.